Educazione, elemento fondamentale per crescere e introdursi nella società. Questo uno dei temi di cui si è discusso durante il convegno Educazione, formazione e valori per l'inclusione, tenutosi presso il Rettorato dell'Università di Roma III nell'ambito della Settimana delle Scienze Educative. Io credo che la fede cristiana può venire incontro a questa nuova richiesta che tutti avvertiamo di ricreare le nuove basi per una nuova convivenza che sia davvero partecipazione e promozione di tutti gli uomini. Il tutto però va trasmesso con una curata tecnica comunicativa. Io direi che la comunicazione è in realtà l'elemento sostanziale e strutturale, perché tutti noi oggi non arriviamo a cogliere il senso delle discriminazioni in maniera così amplificata se non ce lo presenta proprio il mondo della comunicazione. Quindi una comunicazione aperta, una comunicazione illuminata, una comunicazione che sia capace di mettere il dito sulla piaga di quelli che sono gli errori stessi di una cultura e di una civiltà, ma che sappia anche aprirsi alla speranza, che sappia anche offrire motivazioni positive per rilanciare il dialogo tra le persone, credo che sia la vera grande sfida a cui la comunicazione oggi non può sottrarsi. E la religione può fare molto? Beh, dal mio punto di vista la religione può fare moltissimo, gran parte della nostra cultura occidentale ha le sue radici proprio in una visione cristiana della vita, ma direi anche che ogni religione, nella misura in cui rimanda al legame che c'è tra i popoli e quindi anche a un legame, chiamiamolo pure, di fraternità e di solidarietà, costituisce un collante sociale di grande valore. L'importante è che le religioni tra di loro non entrino in una logica di conflittualità. Soltanto con una formazione più profonda, quindi un'educazione più profonda, più consapevole, che si potrà affrontare il cambiamento, perché questa logica del cambiamento sarà evidentemente permanente, non è che si ferma qui. Di volta in volta, di decennio in decennio, ci sarà un cambiamento, a volte più faticoso e doloroso come quello attuale, a volte speriamo anche meno impegnativo. Ma questa è la parola chiave, quindi la parola educazione è fondamentale.